100.000 copie vendute nella città del libro Pino Aprile con Terroni. Come mai la scelta di questo argomento? Ma in realtà non è nato il mio interesse per il modo in cui è stata fatta l'Italia per farne un libro. È nato perché non mi spiegavo alcune incongruenze. Se sono venuti a liberarci, portarci nella modernità e liberarci dalla povertà e dall'oppressione, come mai li abbiamo accolti a fucilate? E come mai una volta che quelli che hanno risposto a fucilate, che potevano anche essere gli imbecilli, non aver capito cosa stava succedendo di buono, i superstiti, diciamo così, piuttosto che godersi il paradiso donato, hanno preferito per la prima volta nella storia del Mezzogiorno d'Italia, nei millenni, fuggire, emigrare. E quando ho cominciato a guardare dentro questa scatola è venuta fuori l'ira di Dio. E dopo circa 30 anni ne è nato un libro. Quindi qual è il periodo storico che lei analizza e che studia? Dal 1860 a oggi, perché non è mai cambiata la politica del paese cosiddetto unito, che non lo è, che è sempre consistita nell'uso del Sud come colonia interna, prima per rapinarlo e opponendosi il Sud alla rapina massacrarlo e poi usarlo come riserva di braccia o adesso riserva di teste. Come considera l'attuale scenario politico con una Lega Nord che spinge verso un federalismo? Sarà veramente solidale o una secessione? È il più infame di sempre, la vergogna d'Europa, perché in nessun paese i partiti razzisti vengono associati al governo. Se i conservatori in Francia non raggiungono la maggioranza in Parlamento, non chiamano il razzista Le Pen con i suoi voti a dare una mano per raggiungere la maggioranza. Vanno all'opposizione perché la Francia è un paese civile e così accade in Germania, così accade in altri paesi europei. Solo in Italia un partito razzista non solo è al governo, ma è il vero padrone del governo. Ed è stato a braccetto, diciamo, non al governo insieme, ma ha dato una mano persino alla sinistra, quando grazie al ribaltone la Lega abbandonò il centrodestra e sostenne il governo di sinistra. È una vergogna europea. Chi sono i suoi lettori che stanno divorando il suo libro? È stata fatta un'indagine di mercato e con mia enorme soddisfazione, Terroni è l'unico libro, ma l'unico in assoluto, che ogni due copie ne vende, una al nord e una al sud. Grazie, grazie a Pino Aprile con i Terroni.